Bentornati in questo nuovo video che è sul mio canale. Oggi, in occasione del secondo vaccino che ho ricevuto proprio stamattina, mi sono messo una maglina di un caffè degli artisti del Biker Bikini Festival con scritto fa Covid, quindi ci sta a meraviglia. E niente, oggi monterò un nuovo accessorio che ho acquistato. Mi è arrivato proprio stamattina. Innanzitutto volevo chiedervi se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei video, di iscrivervi al canale. Sono anche su Instagram e su TikTok. Troverete in descrizione tutti i link dei social in cui sono iscritto. Troverete anche tutti gli accessori che ho montato e l'accessorio che monterò adesso. Bando alle ciance, adesso andremo a montare l'accessorio e ci vediamo dopo. Sigla! Ecco qui l'accessorio che vi dicevo stamattina, questo accessorio della Memphis Shade e il cupolino della Road Warrior. Come vedete qui ci abbiamo il cupolino, qui ci abbiamo le staffe con i braccetti da mettere sulle forcelle e gentilmente la Memphis Shade ci aggiunge anche delle chiavi per poterlo montare. Qui invece abbiamo il windshield da 11 pollici con questi fori di aerazione, si chiama vented, cioè windshield ventilato. Questo qui dovrebbe eliminare molti disturbi quando siamo in autostrada o in superstrada, che vediamo a certe velocità, dovrebbe eliminare molti disturbi del vento. Poi qui abbiamo l'alloggio per il faro, la staffa per il faro, per allungarla. In più ho preso anche, questo lo vedremo dopo, appena montato, i paramani. Bene, la moto è qui. Prima cosa che devo fare è smontare il cupolino originale HD con il windshield, che ho già venduto a un mio amico. Ecco qua, il cupolino è smontato. Adesso dovrò levare il faro e metterci la staffa che praticamente porta più in avanti il faro. Prima di fare tutto ciò però, visto che ci siamo, che è super lezzo, gli do una bella pulita con lo spray X-Forte. Eccolo qua, Active Foam, ce lo passiamo di qua e di là. Sì, lo puliamo tutto per bene, lo lasciamo agire per 5 minuti e poi puliamo. Ecco qua, e abbiamo dato una bella pulita. Prendiamoci una bella chiave a cacchetto, una chiave inglese, diciamo. Ecco, abbiamo allentato fuori la vite, e leviamo il faro, lo stacchiamo. Ed ecco qua, vi ricordate che io avevo molato questo pezzo qui quando dovevo montare il faro? Ecco, adesso per montare la staffa invece della Memphis Shade dovrò rimetterci degli spessori. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, praticamente la staffa per allungare il faro va qua. Io dovrò metterci però degli spessori perché dovrò allungare, allargare le staffe, sennò sono troppo strette per avvitarlo e per fissarlo. Ecco qua, le staffette sono montate, l'ho solo avvitate manualmente in modo che io possa poi dopo in fase di montaggio del faro regolare l'inclinazione del faro
per come è la posizione giusta. Mi raccomando, deve stare verso l'alto. Ecco qua, ho rimontato le staffe con i suoi spessori, vedete? Gli spessori anche là sotto. Li ho strinti un pochino, adesso non ci rimane altro che preparare il cupolino della Memphis Shade Road Warrior. Ho tirato fuori tutti gli accessori per il montaggio, le fascette da mettere nelle forcelle della moto, le staffe da applicare qui con i suoi sganci rapidi. Ecco qua, dopo aver tolto questa vite qui, ok, ci rimane altro che da fare che separare questo pezzettino qua. Questo gommino deve essere inserito praticamente in questi fori. Lo rigiriamo e lo inseriamo praticamente qui dentro. Ecco qua, il gommino l'abbiamo inserito. Adesso lo faremo per tutti e quattro i fori. Ecco qua, i gommini li ho messi tutti e quattro. Adesso un'altra cosa da fare è mettere le fascettine sulle forcelle della moto. Ok, andiamo. Prima cosa che dobbiamo fare è svitare queste. Come vedete, Memphis Shade ci ha aggiunto anche le chiavi apposta per il montaggio. Tanta roba. Come vedete, sono regolabili, quindi vanno bene per qualsiasi forcella. Noi troveremo la misura giusta, metteremo le fascette sulla forcella e la faremo scivolare finché non troveremo la misura giusta. Andiamo a montarla. Ecco qua, ho montato le fascette e ho messo la staffa e ho trovato la giusta posizione per l'aggancio rapido del Memphis Shade. Adesso la stessa operazione la faremo nell'altra forcella. Naturalmente non l'ho avvitata a morte perché dopo devo gestire anche l'altezza del cupolino in base anche all'inclinazione del faro. Le staffe a sgancio rapido del cupolino Memphis Shade. Sto finendo di stringere bene queste viti. Ok, non ci resta altro che montarlo sulla moto. Eccoci siamo, lo posizioniamo piano perché ricordate che questo non è stretto bene e neanche questi. Così noi troviamo la giusta posizione sia del faro che dell'altezza per vincere. Lo andiamo a fissare. Vedete, il faro già mi ha spostato. Adesso troverò bene le posizioni giuste delle fascette, delle staffe e tutto, e del faro, e poi riavviterò il tutto. Ecco qua, le staffe sono riavvitate per bene, non ci rimane altro solo che avvitare e stringere il faro. Dovrò adesso ritogliere il cupolino e riavvitarlo. Mi devo ricordare però di avvitarlo nella posizione giusta, praticamente come adesso. Non ci rimane altro che montare il windshield. Eccolo qua. Abbiamo queste vetrine qui, piccoline. E intanto ne mettiamo una.
e via via le montiamo tutte. Ecco qua, il cupolino Memphis Shade Road Warrior è montato. Guardate che bellezza. Eccoci ragazzi, ho finito di montare i due paramani, il cupolino, e l'ho anche provato. Sembra tutto bene, le turbulenze del vento per cui sono quanto di prima, forse questo un pochino meglio. Sono in compagnia anche degli amichetti, questi due ciuchini, uno qua e uno qua. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è servito, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram e su TikTok se volete. Grazie ragazzi, a presto, alla prossima!